Ti do il benvenuto nel modulo corpo del corso Comunicare con il cuore. Puoi aver acquistato questo corso singolarmente oppure all'interno del nostro corso completo di comunicazione. In ogni caso, per le prossime 2 ore ci dedicheremo insieme allo studio della comunicazione, in particolare del linguaggio non verbale, quello del corpo. Troppo spesso, infatti, ci soffermiamo solo sulla comunicazione verbale e non approfondiamo gli elementi che mettono in gioco proprio il nostro corpo, come la postura, i gesti che facciamo. Se ci pensi, invece, sono proprio questi aspetti che ci mettono spesso in imbarazzo e soprattutto che non riusciamo a controllare. È nel linguaggio del corpo che spesso si accumulano le tensioni, i nostri blocchi, o i movimenti che non sappiamo nemmeno di fare. Nei prossimi capitoli cercheremo di volgere a tuo favore la comunicazione non verbale, sì, e ti insegneremo a conoscere il linguaggio del corpo, ad utilizzarlo al meglio nella tua comunicazione e a riconoscere gesti e posture nel tuo interlocutore. Perché il nostro corpo non mente e in termini di comunicazione delle nostre emozioni ha un ruolo fondamentale. Quando si comunica, infatti, senza dare il giusto spazio ai nostri strumenti espressivi, la comunicazione con l'altro diventa unidirezionale e sterile. In questo primo capitolo del modulo corpo voglio parlarti brevemente di cosa intendiamo per comunicazione e dei canali che utilizziamo per arrivare agli altri. Se hai già seguito il modulo voce, conosci ormai bene i diversi livelli di comunicazione e quanto pesino nel comunicare le nostre emozioni. Hai già toccato con mano l'importanza fondamentale della partecipazione e quindi della simmetria relazionale che abbiamo bisogno di provare quando siamo coinvolti in una buona comunicazione. Ti ripetiamo qui brevemente che esistono 3 livelli nella comunicazione: il linguaggio, la voce, il corpo, più tecnicamente chiamati e conosciuti come comunicazione verbale, paraverbale e comunicazione non verbale. La comunicazione verbale è costituita dalle parole che usiamo quando parliamo o scriviamo. La comunicazione paraverbale è il modo in cui le parole, il verbale appunto, viene detto, cioè la nostra voce. Mentre il terzo livello della comunicazione riguarda il non verbale, tutto quello che si trasmette attraverso il corpo, la postura, i movimenti, l'uso che facciamo dello spazio rispetto al nostro interlocutore e il modo di vestire, sì, sono proprio questi gli ingredienti della comunicazione non verbale. Questi temi sono il contenuto di questo modulo del corso Comunicare con il cuore. Sai quanto pesa la comunicazione non verbale nella trasmissione delle nostre intenzioni e delle nostre emozioni? Secondo gli studi dello psicologo Albert Mehrabian, il linguaggio non verbale è davvero importante per la credibilità della nostra comunicazione, in quanto pesa, ascolta bene, al 55% sull'efficacia del nostro messaggio. Se ci pensi, invece, noi ci soffermiamo quasi sempre sulle parole giuste da dire e trascuriamo troppo spesso il linguaggio del corpo o il peso che ha la nostra voce, costruendo così una comunicazione non efficace. Una comunicazione invece coerente si ha quando riusciamo a trasmettere le nostre emozioni e nell'analisi specifica che faremo in questo capitolo del modulo corpo, la loro manifestazione attraverso la postura, l'estetica, la gestione dello spazio e la nostra gestualità. Comunicare è naturale e lo facciamo in ogni momento per rapportarci con il mondo esterno, reagendo a ciò che incontriamo. E più siamo congruenti tra la manifestazione esterna delle azioni e le nostre emozioni più interne, più siamo chiari in ciò che vogliamo esprimere.